Salve amici del Blow Show, benvenuti nell'ultima puntata e prometto che sarà l'ultima dedicata a Novak Djokovic. Come già sapete, alla fine il giudice Alsop ha respinto il ricorso del tennista serbo e ha stabilito che il decreto di espulsione del ministro Hawk fosse legittimo e quindi non fosse necessaria una valutazione nel merito o nella saggezza di questo atto dell'esecutivo. Per chi volesse approfondire e farsi un'opinione propria, abbiamo postato sia la sentenza in lingua originale, con i sottotitoli che potete tradurre in italiano, che il dibattimento integrale. La conseguenza è che Djokovic ha dovuto lasciare l'Australia, tornare a casa e quindi per lui questo capitolo si chiude con una sconfitta. E naturalmente tra il pubblico abbiamo due reazioni, quindi quelli che gioiscono perché secondo loro giustizia è stata fatta, perché la legge è uguale per tutti, e altri che invece reputano che Djokovic abbia subito un sorpruso e che la motivazione del ministro fosse politica e non legata ad un reale pericolo per la salute pubblica. E entrambe le parti, pur con accenti diversi, rivendicano che ogni cittadino deve essere uguale davanti alla legge, quindi deve essere giudicato per i propri meriti e o demeriti e non per il proprio stato sociale e le proprie idee. Quindi propongo un esercizio o una sfida e non parliamo più di Djokovic, ma parliamo di noi e di voi. E l'ipotesi è la seguente: voi venite citati in giudizio per una causa, il giudice vi dà ragione e c'è un ministro che però è dichiaratamente ostile a voi, a torto o a ragione, e fra le altre cose fra 3 mesi ci sono le elezioni. Questo ministro ribalta la sentenza a voi favorevole ed emette di fatto una condanna. Ora per voi, e non parliamo di Djokovic ma stiamo parlando proprio di voi in prima persona, sarebbe giusto se il ministro potesse ribaltare la sentenza del giudice che vi aveva dato ragione senza dover dare conto nel merito? Lasciate la vostra risposta con la spiegazione nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Only on the Blow Show, so here we go.